Ciao a tutti e bentornati qui sul canale Gioco Trovo Poco per un'altra puntata di Alan Wake. Allora, mi sembra che siamo arrivati alla stazione. Ah. E mi sa che siamo ancora al primo capitolo. Ok, la sto facendo durare un pochettino tanto. Erano confortanti. Almeno per un attimo, la normalità riprese il sopravvento. Ok, allora, siamo arrivati qua alla stazione di servizio. Abbiamo la lampada, abbiamo le pistole. Io, come al solito, devo fare un attimo... Devo riprendere un attimo la mano. Proviamoci. Allora, laggiù c'è qualcosa. Raccogliamo un pezzo del manoscritto. Possiamo far benzina? Osserva. Eravamo arrivati 2 settimane prima della festa del cervo. Se il cartello era esatto, ero sparito per un'intera settimana tra la notte del nostro arrivo e quel momento. Ok, ho dormito una settimana. Anch'io vorrei dormire una settimana. Una macchina. Prendi la macchina. Il garage era un disastro. Sembrava che qualcuno l'avesse ribaltato o che ci fosse stata una rissa. Ok. Scusate. Che settimana scorsa sono stato malato. Allora, accidenti! Continuerò a scrivere. Fuori c'è solo oscurità. Fuori dal cottage, fuori dalla storia, c'è solo oscurità. Sento la sua presenza al buio. Anche adesso sento il suo profumo nella stanza. La riporterò indietro. Sistemerò tutto. La salverò. La storia si avvererà. Se mi arrendo, è persa. Non ci posso credere. Ero io in TV e dicevo un mare di fesserie. Stavo perdendo la testa. Ero io in TV. Vedi, non serve andare al Grande Fratello per andare in TV. Basta leggi. Cavolate. Allora, vediamo se c'è qualcosa di interessante qui. Boh, sembrerebbe che non ci sia niente. Telefono, usa il telefono. Polizia di Break Falls. È arrivata la polizia. Oh, grazie a Dio, sceriffo. Sceriffo Sarah Breaker. Lei è? Sono Alan Wake. Ma senta, ho avuto un brutto incidente. Mia moglie Alice è scomparsa. Si calmi, signor Wake. Stavamo in un cottage sull'isola, su Cauldron Lake. Non c'è nessuna isola su Cauldron Lake, non dopo la grande eruzione degli anni 70. La prego, posso portarla sull'isola? Sembra abbia preso una bella botta in testa. Eh sì. Quando è che ho preso la botta in testa? Si sente male. Senta. Vedrò cosa posso fare. Ora salga in macchina, costeggeremo il lago e poi andremo alla stazione, ok? Va bene. Signor Wake, ha visto Stucky, il proprietario di questo posto? Preferì non raccontarle cosa fosse successo nella foresta. Non mi avrebbe mai creduto e non mi avrebbe aiutato a trovare Alice. Certo. Quindi? Quindi? Abbiamo finito il primo capitolo. Boh. Certo che il protagonista ha proprio una faccia da schiaffi, eh. Ok. Oh cacchio. Qui c'era il cottage. Sono venuta a Bright Falls con mia moglie Alice. Grazie di essere venuto qui. Pensavo che qui saresti riuscito a scrivere. Non voglio sentirne parlare! Maledizione, Alice! Ora lei è scomparsa. Alice! Ah! Alice! Sono svegliato in un'auto incidentata. C'è Avevo nessuno. Un buco di una settimana. Sono stato assalito da uomini d'ombra usciti da un incubo. Lo sceriffo mi ha portato al lago in cui eravamo stati Alice e io, ma il cottage era sparito. Tre anni dopo? Come se niente fosse. Tesoro, sono tornato. Sono qui, amore. Com'è andata? Hai visto un tempaccio così?
Preparati un caffè, ti rimetterai in sesto. Sì, è più vecchio. O è solo la luce che gli fa tutte quelle rughe? Ciao. Ehi, splendore. Sarà una lunga notte. Ma queste foto sono bellissime. Allora sei tu che hai bisogno del caffè. Lo preparo. Ok. Vado a preparare il caffè. Anche i capelli bianchi? No, boh. È solo un'impressione. Accendi la caffettiera. Pagina del manoscritto. Ah, anche qua ci sono pagine del manoscritto. Alan Wake. Sono io. Allora, vediamo un po'. Di qua. Che cosa strana. Qui cosa c'è? Niente. Devo cercare indizi? Le intense precipitazioni nevose hanno fatto scattare lo stato di allerta. Devo cercare indizi nella mia casa. Non so muovermi nella mia casa. Molte strade sono già impraticabili. Che cacchio ci fa? Una stanza completamente vuota. In casa mia. Giorno della tormenta e non sono previsti miglioramenti a breve. Guarda qua. In bagno ho solo la carta igienica. Non ho neanche il mio spazzolino da denti. Posso solo fare la cacca qui. Non mi posso neanche lavare. Niente, amore, non c'è la caffettiera in bagno. Forse l'hai messa da qualche parte. Metti sempre via tutto tu. Amore, è in cucina. Ok, l'ho trovata. Il caffè è su. Ottimo, grazie. Mi servirà se voglio finire entro domani. Guarda che tormenta. Alla faccia. Va bene. Quindi? Next mission. Ho finito le bozze per la copertina. Sono sulla tua scrivania. Dimmi che ne pensi. Sul serio? Non pensavo ci avresti messo così poco. Qualche volta riesco anche a fare miracoli, mio caro. Ah, davvero? Beh, la scorsa notte ne eri convinto. Ok, sulla mia scrivania. Amore, dove hai messo la mia scrivania? Metti sempre tutto in giro e poi non si trova mai niente. Eccole qua. Sembrano ottime. Sì, finché Barry non ci mette le mani sopra. A proposito, dovrà passare sul mio cadavere. L'ultima volta era l'ultima volta. A proposito di Barry, ha chiamato. Ehi, ehi, ehi. Alan! Va bene, Alan, sono qui. Controlla la cassetta dei fusibili. Lo sto facendo, tesoro, tranquilla. Presto, ti prego. Ok, Alan, fai questo, Alan, vai qua, Alan. Mamma mia. Sì. Tesoro, è un blackout. Ho preso la torcia. Ok. Adesso arrivo. Ehi. Tutto bene? In faccia. Scusami, è che mi sono proprio spaventata. Stai tranquilla, accenderemo le candele. So che è una cosa stupida. È che, specialmente quando non me l'aspetto, non so, mi paralizza. Io ti amo. Raccontami una storia. Ok. Quando ero bambino avevo degli incubi terribili. Ero terrorizzato a morte dal buio. Quando la cosa peggiorò, mia madre mi diede un vecchio interruttore. Lo chiamò clicker. Il clicker, eh? Sì. Quando avevo paura del buio avrei potuto usarlo e si sarebbe accesa una luce magica che scacciava i mostri. Sì, certo. Eccolo qui. Alan. Forse aiuterà anche te. Sì, bella storia, scrittore. Te la sei inventata adesso? No, no. Davvero. Ti amo, anche se dici bugie. Grazie di tutto. Che romantico. Forse ho letto male, forse non era 3 anni dopo, era 3 anni prima. Oggi. Come si sente, signor Infatti Wake? Prova nausea, prima. Confusione o qualcosa di simile? Signor Wake, come si sente? Benissimo! Tutto ok, la mia testa va bene. Dovetti mentire sul mal di testa e l'amnesia. Mi avrebbe ricoverato per accertamenti. Non potevo andarmene senza Alice.
Molto bene, non credo abbia una commozione, ma chiaramente lei è in stato di shock. Si riposi un paio di giorni. Grazie. Va bene, signor Wake, qui abbiamo finito. Se il dolore peggiora o dovesse presentare altri sintomi, venga da me. Vi lascio dove eravate rimasti. Sarah, lo sceriffo Breaker la sta aspettando. È molto in gamba, sa? Sono certo che troverà presto sua moglie, signor Wake. Il dottor Nelson era un tipico medico di paese. Lo sceriffo Breaker l'aveva chiamato alla stazione perché controllasse la mia ferita alla testa. Va bene. Allora, pesce. Mi spiace aver interrotto la sua battuta di pesca, dottore. È una bellezza, vero? Ne ho presi di più grandi, se crede a un vecchio pescatore come me. Ma questo non è affatto male. Dunque, è un persico. E per farlo abboccare ci vuole un'esca. Per il salmone o la trota, d'altra parte, è meglio usare la mosca. Le piace pescare, signor Wake? No. Non è importante, dopo tutto, ma è un'attività molto rilassante. In questo periodo dell'anno non riesco a stare lontano dall'acqua. Per me è il paradiso. Va bene. Tanti cari saluti. Allora, una stazione di polizia. Grazie di aver provato. La signora che gioca con la luce. Sembra che sia tutto a posto. Posso concedermi il lusso della compiacenza, agente Grant? Presto bisognerà cambiare le lampadine. Non si possono cambiare al buio. E certo, se continua a giocarci come bambini, la smetta! Molto bene, ripasserò più tardi a ricordarglielo, per precauzione. Boh. Signor Wake, lo sceriffo l'attende nel suo ufficio in fondo al corridoio. Va bene. Quella era Cynthia Weaver. Credo che si possa considerare la pazza del villaggio. Era l'editrice di un quotidiano locale, ma adesso si occupa di altre faccende. Altre faccende. Sarebbe perfetta per il posto da cui vengo. Come può vedere, è vagamente ossessionata dallo stato delle lampadine dell'intera città. Si rifiuta di calpestare le ombre e cose così. Ai suoi tempi scriveva stranezze di tutti i tipi sul suo giornale. Bright Falls ha una storia pittoresca, come tutte le piccole città del resto. Ok, andiamo dallo sceriffo. Sceriffo, leggi cosa? Leggi l'acqua? Cos'è? Ah, da questa parte. Ah. Scomparso. Allora, fammi vedere. Lì fuori c'è l'ambulanza. Deve essere questo l'ufficio dello sceriffo. Signor Wake, il suo telefono è sulla scrivania. Era giù di batteria, ora è carico. Ecco qua. Avete già iniziato a cercare mia moglie? Ci stiamo lavorando. Posso sapere cos'è successo? Non ne sono certo. Non mi ricordo. Stavamo litigando e io ho lasciato il cottage. Il cottage a Cauldron Lake? Com'è finito nell'area di servizio di Stachi? Avrei voluto raccontarle cosa fosse successo quella notte, ma mi avrebbe rinchiuso. Chi mi chiama? Mi scusi, devo rispondere. Pronto? Alan, ti prego, aiutami. Alice. Basta parlare alle autorità. Fai ciò che dico se vuoi rivedere tua moglie viva. Chi parla? Vai sul retro. C'è un buco nella recinzione sulla sinistra. Cerca nell'auto abbandonata. Ti ho lasciato un regalino per dimostrarti che facciamo sul serio. Liberati dalla polizia. Signor Wake, posso esserle d'aiuto? C'è un posto chiamato Lover's Peak. A mezzanotte. Niente sciocchezze, dico. Ti teniamo d'occhio. Ok, andiamo sul retro. Sul retro, da che parte si esce sul retro? Di qua. Scusate, ho dovuto dividere il video in due parti perché veramente ci voleva troppo tempo per renderizzarlo, quindi la seconda parte arriverà presto. Intanto saluto tutti quelli che hanno commentato il precedente episodio. E saluto Jordi, che è sempre primo, Davide X che dice vai Luca, Gamer07 perché fa il suo commento sul personaggio e anche Pirelli7 che voleva solo sapere per la sponsorizzazione. Ciao ragazzi, alla prossima!